faccia della discontinuità. Agli interni Alfano lascia il posto ad Alfano, alla salute Lorenzin sostituisce Lorenzin, alle infrastrutture Lupi cede il passo a Lupi, Orlando cambia poltrone e passa alla giustizia, così come Del Rio che diventa sottosegretario alla presidenza. Poi per non parlare di Franceschini, che lei qualche anno fa chiamava vice disastro. Ora avrà il compito di tutelare i nostri beni culturali, grazie. Se ci aggiungiamo una raccomandata di ferro come la Madia, nota tra l'altro per essere una degli ignavi che nel 2009 permisero la vergogna dello scudo fiscale, beh, possiamo proprio dormire sonni tranquilli. Lei oggi entra impettito e sorridente in quest'aula per investitura da Presidente del Consiglio, con l'arroganza e la prepotenza di chi ha incassato un giro fortunato di roulette al casinò della politica. Ma in nome di chi o di cosa vuole governare questo Paese, Presidente? Vuol farci credere che basti forse autolegittimarsi con le preferenze informali dei simpatizzanti del PD espresse oltretutto per scegliere un segretario, o che siano sufficienti 136 voti nelle segrete stanze di un'assemblea condominiale di partito? Glielo diciamo noi, no? Bastano. L'unica scelta coerente e onesta sarebbe rimettersi al giudizio degli elettori, ma questo non è nei vostri programmi, né negli interessi di coloro che tirano veramente le fila dietro alle sue battute e al suo sorriso, perché lei non è affatto l'onesto ed esuberante sindaco che vuol far credere. Perché non ci dice chi sono i burattini che la manovrano? Solo pochi giorni fa, parlando del governo, aveva liquidato la questione con un "ma chi ce lo fa fare?". Beh, oggi conosciamo la risposta, almeno lasciate finire l'intervento, poi saranno Benedetti, tessera numero uno del PD, di certo uno dei massimi esperti italiani di rottamazione, essendo il demolitore di un gioiello italiano come l'Olivetti. Chi ha pagato la sua campagna delle primarie, Presidente Renzi? Pensa davvero che il popolo italiano sia così ingenuo da bersi la storiella del mercato rionale, che non sappia delle sue scene a porte chiuse con gli squali dei veri mercati che le interessano, cioè quelli finanziari, della sua benevola investitura da parte della troica e delle banche speculatrici che ci hanno condotto sull'orlo della catastrofe? Ormai solo chi sceglie consapevolmente di non sapere può ignorare l'evidenza dei fatti. Questo appello io non lo rivolgo nemmeno a lei, ma ai colleghi del Partito Democratico. Signori, voi che avete scaricato in un lampo il vostro vecchio segretario Bersani, voi che avete defenestrato Enrico Letta con una disinvoltura degna dei migliori trasformisti, voi che al posto di smacchiare il giaguaro avete ridipinto il gatto pardo, per una volta fate sul serio la cosa giusta. Abbiate la dignità e il coraggio di recidere il cordone ombelicale da un monarca presidenziale che ha tradito la Costituzione, di spezzare le catene della schiavitù delle lobby e dei grandi imprenditori che hanno già abbandonato a se stessi il Paese. Guardatevi allo specchio prima di pronunciare quel voto, è finito. È l'ultima occasione che avete per riscattarvi, per ritornare a camminare a testa alta. Votate no, restituite la parola all'unica autorità legittima rimasta. Silenzio. Del popolo italiano. Silenzio.